Mercato Trionfale, località Roma, via Andrea Doria. Anno di nascita 1892, ricostruito nel 2009. Numero di banchi 273. E questo è il Mercato Trionfale, vedi l'ingresso principale. Sei pronto per la spesa? Pronto. Scegli allora, turchese o verde? Turchese. Vai, dobbiamo riempire, eh? Dobbiamo, sì, insieme. Sì, tu comportati bene, eh? Ci provo. Yeah. Vedi che c'è? Lui è il presidente! Oh, ciao Tinto! Ciao Enrico! Ciao, ciao! Come va? Lui è Giuseppe, la prima volta che viene qua al Mercato Trionfale. Dobbiamo fare la spesa, quindi partiamo proprio dalle basi, dall'ABC. Enrico, dammi una mano perché Giuseppe è veramente imbarazzante. Il pane, no? Pane, pane sì, fresco, pane. Vieni qua tutti i giorni. Poi, chi se la dimentica una faccia come quella di Enrico? Sì, possibile. Pane? Okay. Pane, sì, ok. Loro sono in 5, eh? 5 persone, 2 piloncini dovrebbero bastare. Ok, poi? Quella lo conosco io, eh? Provolone del Monaco, nelle mie zone. Bravo, è vero, provolone del Monaco DOP. Miracolo, Giuseppe ha riconosciuto un prodotto DOP. Sai che vuol dire provolone del Monaco DOP? Dopo. No, che dopo. DOP è denominazione di origine protetta, è un marchio europeo. E in pratica il prodotto che ha quel tipo di classificazione è un prodotto che viene fatto solo ed esclusivamente in quella zona. Provolone del Monaco DOP. Prodotto nella provincia di Napoli, in particolare nella penisola sorrentina e nel territorio dei Monti Lattari. Si narra che il nome Provolone del Monaco derivi dall'usanza dei casari di coprirsi con un mantello di tela di sacco, simile al saio dei monaci. È ottenuto dalla lavorazione del latte della vacca agerolese. Si presenta a forma di melone leggermente allungato, con una legatura che lo suddivide in almeno 6 facce. Ha una stagionatura minima di 6 mesi, una pasta di colore crema con toni giallognoli, elastica, compatta. Ha un sapore dolce e burroso e un leggero gusto piccante. Dai, lo prendiamo questo qua. Sì? Dai. Ti garba? Torni indietro nel tempo, in infanzia? Bravo, dai. Torniamo agli antichi sapori. Sì. Ah, sì. Ecco qua. Quello. 5 persone, facciamo un bello spicchietto, eh? Beh, va bene? Io mangio per 3, mangio quindi 8. No. Non si direbbe però, eh? Vedo che Enrico ha già inquadrato il personaggio. Un bel banco, ma è difficile fare la spesa qua. No. Cioè, prenderei tutto io. Sì, ma è tutta questa un'abitudine. Poi controllalo, Enrico. Lo teniamo a stecchetta. Dai, no, eh? A stecchino. Cerchiamo di farlo diventare uno stecchino. Se comincio a venire spesso in questo banco, di sicuro non dimagrisco. Ecco. Grazie Enrico. Oh, alla prossima. Grazie, ciao, 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 buon lavoro. Ciao. Oggi lavoro.